Stamattina, martedì 3 luglio 2010, a Forio, nell'isola di Ischia, alcuni bagnanti della spiaggia della Chiaia, che sono in rivolta da circa una settimana perché parte della loro spiaggia pubblica è stata privatizzata col pretesto di offrire servizi per i nostri fratelli disabili, hanno contattato telefonicamente Domenico Savio per chiedergli se una troupe di PCML TV si poteva recare sull'arenile privatizzato, perché davanti alle telecamere volevano ribadire tutto il loro disappunto per la scellerata scelta politico-amministrativa messa in atto dall'amministrazione di stampo borghese e capitalistico del sindaco Franco Origine. Così, intorno alle ore 10, mi sono personalmente recato sull'arenile, dove la prima cosa che balza agli occhi è il cartello in cui c'è il prezzario in bella mostra, che conferma l'avvenuta privatizzazione della spiaggia, che non sappiamo come possa essere stata data in concessione, se lo stesso sindaco in una intervista telefonica di appena 2 giorni fa ci aveva informato che a seguito di una vecchia delibera del Consiglio Comunale il Comune non avrebbe potuto dare in gestione nuovi tratti di spiaggia libera. Non è, diciamo, una gestione privatistica di un tratto di arenile, anche perché c'è una delibera di Consiglio che fino a questo momento non ci consente di dare spiaggia in concessione. Quindi, se è stato interpretato male, lo chiariremo con coloro che hanno vinto questo bando. Anche perché se in questo momento stessi qui alla Chiaia, nonostante la spiaggia chiusa... No, io sto al Cardarelli, purtroppo non posso stare con voi. Dico già in zeppa di ombrelloni, come è proprio tipica di una spiaggia privata, è proprio così, purtroppo. Questo non è l'intenzione dell'amministrazione e lo chiariremo a breve. Ma veniamo alle tariffe. 7 euro al giorno per fittare l'ombrellone, altri 7 per avere il lettino e 6 euro per la sedia a sdraio. Con enorme rammarico ho avuto la conferma che pagano anche i disabili, ma per loro, cioè per coloro a cui principalmente sarebbe destinata la spiaggia privata, le tariffe non sono specificate. Incredibile. Una frase indica che per i nostri fratelli più sfortunati sono previste agevolazioni per particolari categorie. Disabili. Assurdo. Nel mentre ero intento a filmare la spiaggia delimitata, alcuni bagnanti mi hanno riconosciuto e chiamato. Si trovavano a riva della spiaggia privatizzata con le asciugamani quasi nell'acqua, pur di non lasciare quel tratto di arenile che ha visto crescere intere generazioni di foriani, schitani e turisti, e che è meta preferita delle mamme, perché essendo il fondale particolarmente basso e avendo una piccola scogliera che fa da argine tutto intorno, riescono a tenere bene sotto controllo i loro bambini, che possono tuffarsi e giocare in sicurezza senza pericolo che possano allontanarsi facilmente. Vi abbiamo telefonato noi, grazie per essere venuto. Erano talmente ansiosi di sfogare davanti alle telecamere tutta la loro rabbia per aver perso quel tratto di spiaggia che, pur di dire la propria, parlavano tutti insieme. Allora spiegatemi come sono andate le cose. Datemi i documenti. Stamattina vi siete sistemati su questa spiaggia. No, sulla battigia. Sulla battigia. Sì. Siamo venuti sulla battigia. Sono venuti i carabinieri e ci hanno chiesto di andare via. I documenti. Dalla battigia? Dalla battigia, perché c'eravamo in Sugarman e senza ombrellone. Poi ho detto, guarda, questa è competenza della capitaneria, 5 metri sono della capitaneria. Allora hanno chiamato la capitaneria fino a ora, non la si è vista. E il sindaco dove sta? Il nostro caro sindaco? Ha detto che voleva fare. Si sta facendo il bagno. Che viene a vedere i problemi di Forio. Che viene a vedere i problemi di Forio. Lo schifo che sta Forio, che sta attraversando. Tutti. Noi sulla battigia con l'asciugamano ci possiamo stare, è la legge nazionale questa. E allora, ha detto che le spiagge pulite ci sono. Ah, dove sta? Hanno detto che le spiagge pulite. Scendevano a mare, stavano bene, che stavano, diciamo, attenti le mamme che stanno più vicino al mare. Ma ci dobbiamo trasferire dall'altro lato, perché? Che questa è stata sempre una spiaggia libera. Libera per i bambini. Quello è il discorso. Il sindaco ha detto che le spiagge pulite sono. Per i bambini. Questo. Il signore ha detto che le spiagge pulite. Avete fatto una cosa per i invalidi. Perché gli invalidi si devono identificare per quello che sono. E quindi i disabili non devono proprio pagare. Invece i disabili pagano. Pagano. 600 euro. Normale. 400 disabili. Io chiedo.
comunque si paga, è già questo. Arrivano volando. Io sono invalidità al 100%. Io ho chiesto, se non ero portato appresso, vedete, sempre invalidità. C'è un decreto di invalidità del 100%. E ho chiesto. Allora se io devo dare 400 euro, io sono 20 anni che vengo su questa spiaggia, vedi, guarda, invalidità al 100%. Allora è normale che io vengo, usufruisco anche un po' di spazio e risparmio. Con la mia famiglia a fianco devo pagare 600 euro. E noi dobbiamo una pensione di 300 euro, potremmo venire a pagare 21 euro quando si vanno tutta questa spiaggia. Cioè praticamente è il primo e l'ultimo anno, perché è una spesa che non riesco a sostenere, sia per quanto riguarda gli aliscafi, sia per quanto riguarda la spiaggia, perché sinceramente non avendo bambini piccoli, l'esigenza di prendere un ombrellone o un lettino non ce l'ho. Ma com'è possibile che i bagnanti non abbiano potuto sostare nella spiaggia per i disabili se il sindaco Franco Reggine aveva affermato ad alcuni organi di stampa, PCML TV compreso, che la spiaggia sarebbe stata completamente libera e che ognuno col proprio ombrellone vi avrebbe potuto trovare rifugio? La stessa cosa proprio ieri sera l'aveva dichiarata il giornalista Gaetano Di Meglio, direttore del sito TG Ischia. Ma da quando mi ha detto il sindaco Reggine direttamente al telefono ieri sera, mi diceva che a fianco all'ombrellone del disabile mi potevo andare a stendere a terra con la mia asciugamano. Questo è quello che noi vogliamo, e come TG Ischia e come PCML TV saremo sempre pronti alla sommossa popolare in questo caso, perché certamente vedere una spiaggia privatizzata del genere, anche se per pochi metri, sinceramente non vogliamo. Sono state proprio le pubbliche promesse non mantenute del primo cittadino di Forio che hanno alimentato infondate speranze nei bagnanti, i quali erano convinti di poter continuare a trovare alloggio in quel tratto di arenile, cose dell'altro mondo. Nel corso dell'intervista l'unica anomalia è stata l'intervento provocatorio di una signora interessata alla privatizzazione, che cercava di avallare tesi opposte a quelle dei bagnanti, tesi che a noi di PCML TV non interessano affatto, perché vanno a tutelare interessi di parte a discapito di quelli collettivi, che al contrario noi ci sforziamo di difendere con forza. Terminate le interviste con i bagnanti che per il caldo si erano rituffati in acqua e non prima di avermi chiesto quando avrebbero potuto vedere il nuovo servizio giornalistico su PCML TV, e nel mente mi trovavo quasi all'altezza dei nuovi bagni pubblici e stavo per lasciare la spiaggia, i carabinieri mi hanno chiesto i documenti per identificarmi. Credetemi, sono letteralmente cascato dalle nuvole. Mai prima d'ora mi era capitato di dover essere identificato per aver realizzato delle interviste. Ho chiesto del perché e dopo essermi telefonicamente consultato con il mio avvocato ho consegnato la tessera d'identità. Nel mentre si procedeva alla mia identificazione e alla vista delle forze dell'ordine, decine di bagnanti mi hanno raggiunto per esprimermi la loro fraterna solidarietà. È stata una scena bellissima che non dimenticherò mai, quando poi i cittadini hanno saputo che mi verrebbe contestato il fatto che io li avrei aizzati per farli occupare la nuova spiaggia privata, cosa che non è mai avvenuta durante tutta la mia permanenza sulla spiaggia della Chiaia, e ciò a dimostrazione che si tratta solo di una imperdonabile, gratuita e vergognosa menzogna messa in giro da chi ha il terrore delle nostre telecamere e vorrebbe imbavagliarci per sempre, si sono ribellati e a telecamere accese hanno smentito seccamente chi mi accusava ingiustamente. Dopo che è stato trovato il pretesto dei disabili per venire a Chiaia, perché è un pretesto, il disabile è solo un pretesto. È stato trovato il pretesto che io avrei detto a voi di mettervi sulla spiaggia privata. Assolutamente no. Ci siamo messi noi dall'alto e andati noi a metterci qua, e da qua non ci muoviamo. Dica, domani veniamo di nuovo alle 16, qualcosa mi è da fare. Quindi confermate che mi avete telefonato, sì, dire sì, veniteci a intervistare, sì, perché non ci vogliono far stare sulla spiaggia. Ci hanno cacciato e addirittura i carabinieri ci hanno chiesto i documenti. Non impossibile, chiamato, non esiste proprio. Comunque, chiunque al solo scopo di difendere interessi economici, personali e ancor peggio politicamente ed elettoralmente clientelari a discapito dei supremi interessi della collettività, pensa di intimidirci o di condizionarci nel nostro disinteressato lavoro politico e giornalistico, che da sempre e concretamente cerchiamo di mettere a disposizione dei più deboli della società, cioè dei cosiddetti senza voce, si sbaglia di grosso, perché per noi coerenti comunisti, lottare a difesa degli interessi delle masse popolari
volontari non solo è una vocazione, ma anche un dovere civico e una missione da compiere a qualsiasi costo. Inoltre in questo servizio giornalistico abbiamo volutamente omesso di mostrarvi i volti dei concessionari della nuova spiaggia privata, perché riteniamo che i veri responsabili di questa drammatica e scandalosa situazione non siano loro, ma gli amministratori comunali di Forio che hanno inteso privatizzare la spiaggia e contro la cui scelta scellerata e antipopolare ci batteremo nelle pubbliche piazze in maniera democratica e civile, come sempre abbiamo fatto, affinché quella licenza venga immediatamente revocata e la spiaggia restituita totalmente ai foriani. Ai responsabili della Lumar chiediamo di confrontarsi con tutti nel massimo rispetto degli altri, definire pubblicamente omuncolo chi è politicamente e socialmente contro la privatizzazione della spiaggia e della Chiaia, di certo non aiuta a stemperare il clima sociale incandescente che si è creato a Forio dopo la privatizzazione di parte dell'arenile pubblico. Queste sì che sono provocazioni che potrebbero aizzare la gente già indispettita e offesa dalla privatizzazione della loro spiaggia, altro che telecamere di PCML TV.